Sì, siamo qui perché proprio poche ore fa, tre ore fa, ha visto si è costituita una nuova associazione per la salvaguardia della dottoressa. Quindi diciamo siamo nella fase neonatale direi, no? Quindi diciamo forse io sono il primo che espone a qualcuno quelle che sono state le nostre intenzioni e queste sono la competenza della costruzione di questa associazione. Quello che dirò, come diceva Marco, dovrà stare nello spazio di 10 minuti, che ovviamente per dare anche agli altri la possibilità di parlare, rispetterò. Io sono consigliere di questa associazione, qui c'è anche il presidente Sergio Sabatini, che è stato il centro promotore un po' di tutto e che tramite la sua attività ha contattato varie persone. E ad oggi, come lui sa, almeno sulla carta, intenzionalmente, ha questa idea di cercare di fare qualcosa per evitare che questo monumento rimanga ancora in questo stato di degrado che veramente credo, a tutti non porti che tristezza. E quindi cerchiamo di fare qualcosa, di salvaguardarlo. Visto che il tema è un po' quello della difesa della patria, che si può interpretare in senso allargato, io cercherò in qualche modo di condurre a questo tema. Parlare tecnicamente di questo aspetto come è sotto la voce che ci contraddistingue in questa ricetta, cioè no alla tangenziale del deficit di Pisa, diventa difficile in uno spazio di pochi minuti, soprattutto se l'interprete dovesse essere mirato a cercare di approfondire gli aspetti tecnici, no, progettuali che stanno dietro a questo tipo di realizzazione. Perché c'è questo no? Un po' perché ci sono tanti nomi comitati, perché molto spesso i comitati nascono quando ormai i giochi sono fatti, cioè quando la cittadinanza non è mai stata coinvolta nell'iter di formazione del processo decisionale sul territorio, si ritrova davanti una qualche decisione di coloro che dovrebbero essere loro rappresentanti, non l'accettano, costituiscono un comitato, un'associazione e loro. Per diverso sarebbe se il processuale avesse coinvolto già da prima, dall'inizio, quelli che possono essere gli apporti, come qualcuno diceva prima, di chi vuole, perché non è detto che tutti lo vogliono, però c'è qualcuno che lo può fare, lo potrebbe fare, e arricchire anche il contesto che poi produrrebbe a una decisione. Quindi cosa voglio dire? Tecnicamente dirò solo due cose, bignami, pochi minuti. Primo, è sbagliato parlare di tangenziale nord-est di Pisa perché non è una tangenziale, è una truffa, chiamarla tangenziale, non lo è. Ma non perché lo dico io che sono Marco Masi, perché certi partecipanti a questa, diciamo, questo sviluppo di quest'opera che comincia molti anni fa hanno avuto la bella pensata di andare in Regione Toscana e di farsi la finanziaria. Perché? Perché la regione finanzia la viabilità di interesse regionale, per esempio le strade di interconnessione tra province, e anche le tangenziali, cioè quelle arterie che servono a veicolare il traffico fuori dalle città con vantaggio degli abitanti. Però purtroppo questa è una tangenziale, non è che quando l'hanno vista ho detto ma cosa siete venuti a fare qui? Per cui da loro potete che ricevere un no, e sarà sempre no, fin tanto che non modificherete il vostro tracciato, la natura di quest'opera. Solo che queste persone sono purine, sono andate avanti, non l'hanno modificata se non marginalmente e ancora continuano a chiamarla tangenziale. E questo secondo me è una vera e propria truffa. Ma non si ferma solo qui, perché poi, no, andando a dettagliare l'analisi, si vedrebbe che ci sono tanti di quegli elementi, di vincoli che sono stati violati, di norme disattese, di regolamenti mal interpretati, eccetera, che vi ripeto, se dovessi affrontare questo tema non basterebbe un'ora né un'ora e mezza. Cioè allora cosa ci può parlare stasera? Stando nei limiti di tempo che diceva Marco, io voglio parlarvi della storia dell'arte. Dice Marco, la storia dell'arte, che ci azzecca la storia dell'arte con la viabilità nord-est di Pisa? E la prenda riosa, parlo da Londra. Dice, ma come? Può partire da Londra in 5 minuti e arrivare nel contesto della piana di Pisa. Dico, ma che problema c'è? Dico,
sappiamo tutti che sotto la Manica c'è un tunnel, no? Alla velocità di Mazzini, zac, in 3 secondi arriviamo qui, abbiamo citato la ministra Gentili, ci ha dimostrato solo pochi giorni fa, quindi non è un problema. Allora, cosa voglio dire? Perché alcune settimane fa era a Londra, c'è qui mio figlio, era dentro a mio figlio, tenevo in mente di andare, e in 5 minuti chiudo, a fare una visita a Londra, appunto, alla National Gallery, in Trafalgar Square. E mi ero fatto ovviamente un'idea di cosa andare a vedere, i quali sono tantissimi, le sale sono grandi, quindi pensare in 3 ore di visitare la National Gallery sarei stato pazzo. Quindi avevo un'idea di cosa fare e ho fatto una scelta mirata. A un certo punto sono arrivato a scendere dei gradini e sono andato nel piano basso, no, dell'edificio, perché mi interessava un quadro che poi ho anche stampato da internet, ce l'ho qua, ma lasciamo vedere. E sono anche arrivato proprio lì. La sala era abbastanza sgombra, sono stato fortunato. Davanti a me c'era un gruppetto di persone, sono state una decina, 15, e andavo verso il fondo della sala, dove c'era proprio in bella mostra, il quadro importante, questo quadro. Ma perché vi voglio parlare di questo quadro? Perché poi arriviamo a dove voglio arrivare, cioè dove il tema mi porta. Questo quadro di chi è un quadro che è stato commissionato nel 1446, se non vado errato, circa 660 anni fa, grosso modo. È un quadro di un pittore importante, un pittore famoso, il grande Piero della Francesca, colui che è anche dato la prospettiva. È un quadro giovanile, mi interessava proprio per questo aspetto, per vedere come avevamo i primi passi. Sono stato fortunato, perché quel gruppetto di persone che era davanti a me erano degli italiani e ovviamente fortunato perché aveva anche una guida, un critico d'arte. Quindi mi sono messo a dire, ho chiuso la mia guida e mi sono messo a ascoltare lui, che ci ha spiegato tutto il quadro, lasciamo perdere un momento ovviamente nel merito della critica d'arte. Però che mi interessa un altro aspetto, lui ci ha detto questo qua alla fine. Dice, se è difficile in un'immagine di due dimensioni raccontare ciò che è il personaggio principale che è davanti con dietro, a maggior ragione nell'aspetto, nella prospettiva, cioè nelle tre dimensioni è un po' più difficile. E la parte più difficile del quadro è quella che sta in mezzo, cioè quella che racconta i personaggi principali che stanno davanti con quello che è dietro. Da cui questi personaggi sono orientati verso di noi. Ma qual è la parte di mezzo di questo quadro? E qual è questo quadro? Questo quadro è il battesimo del Cristo. Uno potrebbe dire, il battesimo del Cristo sul Giordano? No. Eh sì, perché? Perché è vero che la storiografia ci dice che Cristo è stato battezzato sul Giordano da Battista. E invece questo, avendolo fatto via della Francesca, l'ha battezzato sul Tevere. Cioè, avrà fatto suo proprio l'universalità del Cristo e del suo messaggio e se l'ha portato a casa sua. E lì l'ha rappresentato sul Tevere. E se questa è la parte che guarda noi, qual è la parte di me? La parte di mezzo era lo splendido paesaggio delle colline umbre di Borgo San Lorenzo dove lui era nato e dove è nato. Tant'è che alla fine gli ha detto, guardate, se guardate lo sfondo, quello è Borgo San Sepolcro. È talmente riconoscibile che ancora oggi è così. E qui quello rimane, ancora oggi è così, dopo 660 anni. E si parla, e io parlo di paesaggio, non di territorio e non d'ambiente, ma di paesaggio. Perché dico questo? Perché io credo che basta pensarci un attimo, e arrivo rapidamente alla conclusione, di paesaggi belli come quelli non ci sono solo in Umbria, basta pensare alle colline della Val Dolce, patrimonio dell'UNESCO, andando un po' più su alle colline del Chianti. In Italia ci sono solo le colline così belle che meritano il titolo di paesaggio, di essere tutelate? No, perché io ogni anno vado in Trentino, a una montagna, ci sono dei paesaggi magnifici nel Parco dello Stelvio, con caratteristiche del tutto diverse dalle altezze, i colori, le fioriture, eccetera. Ma non ci si limita solo lì, pensiamo alla Maddalena e tutto quello che volete voi. Cioè, l'Italia è ricca. E nonostante che chi ci governa stia cercando la cremente ogni giorno, facendo tutti gli sforzi per distruggerla, ancora ci sono ancora riusciti. E se pensate che a partire dal 700 i giovani rampolli delle casate importanti venivano in Europa e soprattutto in Italia a fare quello che chiamano il Grand Tour. Ma cos'era il Grand Tour?
era andare a visitare il paese più importante dal punto di vista della cultura, dell'ambiente e soprattutto del paesaggio. Quello che era ammirato in tutto il mondo e che è stato rappresentato in questi quadri anche, come diceva il Papa Francesco. Ma perché ho detto questo? Ecco, ma secondo voi l'acquedotto Ministro, no? E la bonifica dell'arena merita un titolo di paesaggio o no? O forse non più, perché prima ce l'aveva crollato Venezia? E chi è stato l'artefice di tutto ciò? E allora, quella viabilità, quell'orretta cosa che avevo pensato addirittura di farci passare di sotto, lo nobilita o lo degrada ulteriormente? Ecco perché c'è questa cosa. Io credo che se ci pensiamo un attimo e pensiamo a quell'articolo della Costituzione che ce lo ricorda, è un articolo un po' importante, perché l'articolo 9 fa parte dei principi fondamentali, no? Dove dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, non territorio, non l'ambiente ma il paesaggio, e il patrimonio storico, artistico della nazione. Ma perché tratta il paesaggio alla stessa stregua, al pari del patrimonio storico e artistico? Perché quel paesaggio non è qualcosa di immutabile, ma è nato ed è stato modificato dalla sensibilità di chi l'ha vissuto. Senza quelle persone non ci sarebbe questo paesaggio. E allora le persone che stanno facendo quello che stanno facendo in questa piana hanno quella sensibilità secondo voi o no? Questa è la domanda che io mi sono posto e noi ci siamo posti. Allora io ho cercato di dare una spiegazione, che mi sono chiesto e ho chiesto ad altri, ma dove sta il razionale in tutto ciò? E la risposta che mi sono data è che il razionale non sta sulla scena, ma se non sta sulla scena, sta nel fuoriscena. Timidamente ho messo la testa di tre quinte, quello che ho visto non mi è piaciuto. Grazie a tutti.